in collaborazione con Ben ritrovati spettatori di Le Fonti TV a questa nuova puntata, l'appuntamento mensile di Oltre la Barriera, una trasmissione che ha come focus di approfondimento il mondo dei certificati, uno strumento particolarmente utile in questo contesto molto volatile e incerto dei mercati che stiamo attraversando. Non sono da sola naturalmente, ci sono con me due ospiti di questo approfondimento mensile, ovvero Luca Comugnan, Distribution Sales di BNP Paribas. Buonasera. Eccoci, buonasera. Luca, buonasera e bentrovato a te. E poi Stefano Cezza, Up to Value. Buonasera a tutti, buonasera. Ecco, quindi insomma abbiamo una duplice visione, quella più operativa appunto sugli strumenti dei certificati e poi invece una visione più macro economica di come anche si stanno muovendo i mercati in questo momento. E io partirei proprio con Stefano da una panoramica generale di mercato, con l'attenzione che cade inevitabilmente su un paio di tematiche. Una di queste è l'inflazione, perché lo abbiamo visto, ci sono dati in costante aggiornamento e in costante crescita che determineranno poi di conseguenza anche delle decisioni da parte delle banche centrali, della Fed e della BCE. Ne abbiamo avuto un assaggio, un'anticipazione durante il simposio di Jackson Hole con Jay Powell, che ha parlato appunto di aggredire ulteriormente l'inflazione, e la stessa linea probabilmente seguirà la BCE, soprattutto appunto dopo gli ultimi dati aggiornati con livelli record che continuiamo a registrare. Naturalmente poi ecco banche centrali che da una parte devono tenere sotto osservazione l'inflazione, ma dall'altra anche devono cercare di sventare il pericolo recessione, un compito per niente facile. Ecco Stefano, insomma, un commento innanzitutto da parte tua di questa situazione dei mercati davvero complessa. Sì, beh, direi che l'ultima parola che tu hai usato è quella che definisce al meglio la situazione, complessa, nel senso che effettivamente è un anno molto particolare, e noi lo stiamo vedendo chiaramente anche sui rendimenti che possono avere le varie asset class quest'anno, che possono essere sia la parte azionaria, che chiaramente è in sofferenza da inizio anno rispetto alle tematiche, a come stanno andando i mercati, ma anche la componente obbligazionaria, che chiaramente avendo aumentato parecchio rendimenti ha inciso anche negativamente su quelli che sono stati i rendimenti poi per esempio di fondi comuni di investimento, obbligazioni eccetera eccetera. Quindi è chiaro che è un anno complesso, sicuramente secondo me da qua a fine anno difficile che la situazione possa secondo me migliorare notevolmente, in quanto adesso andiamo incontro alla stagione fredda, quindi se il tema principale in questo momento che può creare problematiche al mercato è quella del costo dell'energia, è chiaro che questa sicuramente in questa fase potrà incidere ancora maggiormente, a meno che, come si parla in questi giorni, non vengano messi dei tetti ai prezzi di gas, energia, sì, eccetera. Questo potrebbe essere, diciamo, un palliativo, però sicuramente è una problematica che ci porteremo avanti sicuramente da qua a fine anno. Quindi sicuramente situazione da monitorare, dico, quotidianamente, perché vediamo che comunque effettivamente i mercati cambiano velocemente in queste fasi, bastano dichiarazioni, tu hai detto giustamente quello che è successo venerdì scorso, i mercati sembravano impostati comunque, per esempio settimana scorsa una settimana positiva, poi dichiarazione di Powell, i mercati che praticamente americani perdono il 4% nel giro di poche ore nella chiusura di venerdì, e da lì si sono trascinati al ribasso anche nella settimana che si sta sviluppando adesso. Quindi da una relativa forza che avevano acquisito i mercati ad agosto, nell'ultimo periodo si sono prepotentemente indeboliti ancora, si stanno riportando sui livelli che abbiamo visto nel mese di luglio, dove i mercati avevano visto una discesa importante. Quindi sicuramente bisogna fare molta attenzione in questa fase. Molta attenzione e molta prudenza da parte di chi vuole investire, perché è difficile orientarsi appunto in una situazione che cambia continuamente, basta una dichiarazione, un aggiornamento di un dato macroeconomico che la situazione appunto può cambiare. Io chiamo in causa Luca e voglio chiedergli innanzitutto ecco i flussi in questo mese di agosto come sono stati, perché lo sappiamo è un mese particolare caratterizzato da una
diminuzione tradizionale dei volumi, periodo insomma anche ferragostano per quanto riguarda l'Italia. Ecco, il comparto dei certificates come si è mosso? Sì, a quello che diciamo è un classico rallentamento dei volumi nel mese di agosto, direi che quest'anno però si sono sommate più forze e soprattutto una tendenza che anche noi vediamo da inizio anno, che il mercato dei certificati vede da inizio anno, dove dopo un paio di mesi, sostanzialmente all'inizio anno, buoni e in linea con l'anno 2021, che era stato comunque un anno importante anche per il mondo dei certificati e per il mercato equity, ecco che dopo appunto questi due mesi si è già visto una tendenza a una diminuzione dei volumi, maggiore incertezza sicuramente, e se vogliamo dalla parte portafogli un po' più ingessati, perché ovviamente un calo dei mercati azionari vuol dire anche in parte un calo di quelle che sono le valutazioni dei certificati, e dall'altra invece si abbina anche un po' un'incertezza nel volere investire risorse in questo momento, no? Quindi tutte queste forze sommate insieme, di fatto guardavamo il comparto degli investment certificate sul SEDEX di Borsa Italiana, che è il comparto appunto dove quotiamo i nostri certificati di investimento, ha scambiato circa 200 milioni di euro a gennaio. Per darvi un'idea, invece ad agosto scambierà circa 50 milioni, quindi quattro volte di meno. Situazione analoga però non è solo agosto, perché luglio è in linea con questo numero, quindi sicuramente una flessione in questo senso. Mercato che probabilmente deve anche un po' capire la propria direzione, come si diceva prima, ci sono in questo momento delle news che possono pendere da una parte e dall'altra, ma non c'è una vera e propria direzionalità, per cui regna in questo momento forse un po' di incertezza, e le elezioni anche italiane alle porte sicuramente saranno un altro fattore che appunto provocheranno incertezza e volatilità nei mesi successivi. Ecco, certamente hai centrato insomma il punto chiave. Volevo ancora chiedere un parere rispetto a questi movimenti a Stefano, perché mi è venuta in mente insomma questa riflessione: un momento appunto di grande incertezza e di grande volatilità, secondo te ci sarà un rafforzamento di una tendenza tutta italiana, che è quella appunto di non investire per nulla, ma diciamo di mettere i soldi al sicuro sotto il materasso? Un po' questo è quel pericolo di questi mesi, soprattutto dell'autunno che ci presteremo a vivere. Ma allora, diciamo che non è solamente una tendenza italiana, ma anche una tendenza dei risparmiatori, nel senso che gli risparmiatori, quando poi vengono un po' bombardati, diciamo, da notizie negative, tendenzialmente si fanno spaventare e quindi scappano un po' da quelli che sono gli investimenti. Mm-hmm. Invece di fare l'esatto contrario, no? Perché mi sembra che Warren Buffett, se non sbaglio, diceva che bisogna essere avidi quando tutti sostanzialmente hanno paura, invece bisogna essere timorosi quando tutti sono avidi. Quindi chiaramente, secondo me, in questa fase dove se tu vedi per esempio gli indici che manifestano la paura in borsa, sono tutti praticamente vicini ai massimi, tendenzialmente sono i momenti dove si fanno i migliori affari. Quindi è chiaro che potrebbe essere vero che c'è una fase di decisione, di ripeto, come abbiamo detto tutti, un attimo di valutazione di quello che possa essere il rischio, però questo comporta anche delle opportunità, quindi secondo me potrebbe anche essere una fase interessante per cominciare a, non dico chiaramente magari di entrare con tutto il portafoglio, ma a valutare degli investimenti e anche con magari delle, come fanno i certificati, con delle protezioni, con delle strutture, ecco, più particolari. Esatto, infatti mi hai anticipato, mi hai lanciato l'assist, perché volevo proprio chiedere a Luca, insomma, in questo contesto che abbiamo definito più volte complesso, incerto, volatile, ecco, i certificati quale plus hanno per convincere gli investitori ad utilizzare questo strumento? Sì. Diciamo che i certificati, come prima cosa che va detta, è che sono uno strumento particolarmente flessibile, quindi anche come differenza rispetto all'anno scorso, era un mercato invece molto risk on, dove si cercava molto rendimento, si cercavano dei rendimenti in doppia cifra, arrivavamo anche al 15% per anno e a superare anche questo valore.
quest'anno la possibilità di ovviamente comporre i certificati, di dargli una taratura più aggressiva o più prudenziale, ci permette invece di lavorare di più, ed è quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, sulla parte di protezione. Quindi certificati che permettono di esporsi al mercato azionario, ma con sostanzialmente un grado di protezione su quello che possono essere gli eventuali ribassi, rafforzato, più importante. Sappiamo che i certificati hanno come funzionamento classico quello di proteggere dai ribassi dei mercati azionari, per, così da un livello definito barriere, che permette sia la protezione del capitale a scadenza, sia il pagamento di premi periodici. Ecco che in questo senso, nelle ultime recenti emissioni, ne cito due su tutte, quella degli airbag e quella dei cosiddetti low barrier, siamo andati da una parte a creare un meccanismo che sostanzialmente, come dice anche il nome, airbag, va a proteggere il capitale per determinati ribassi, e oltre quei ribassi sovraperforma quello che è il mercato equity, quindi sostanzialmente sulla parte di downside il certificato va a perdere meno rispetto a quello dell'azione, andando quindi a aumentare quello che è il grado di protezione del certificato. E dall'altro, anche qui, low barrier, nelle barriere che solitamente erano poste tra il 60 e il 70%, siamo andati a costruire dei certificati che hanno barriere fino al 40%, e questi, se vogliamo, forse sono in questo momento i più apprezzati, perché con barriere al 40% significa una protezione di oltre per ribassi del 60%. Quindi entriamo in un mercato equity che, con prodotti nuovi che quindi già inglobano dei valori iniziali delle azioni scontati rispetto ai massimi degli ultimi mesi, e andiamo a porre delle barriere al 40%, quindi andando ad assorbire potenziali ribassi fino al 60% delle azioni rispetto ai corsi, i corsi attuali, denotando un grande, ovviamente, una grande protezione sulla parte di ribasso. Grazie a questa volatilità che abbiamo sui mercati in questi mesi, tuttavia il rendimento non rimane, come dire, asciutto, perché grazie appunto alla volatilità riusciamo a porre queste barriere così basse, ma al tempo stesso offrire nuovamente dei rendimenti annuali che partono dall'8% e vanno in doppia cifra. Ecco, quindi insomma, come al solito, forniamo un bouquet di possibilità anche ai nostri telespettatori, vario, con opzioni diverse, poi naturalmente sta a loro, e in base alla loro esigenza e al loro obiettivo, naturalmente, scegliere fra le varie possibilità. Io direi, Luca, se sei d'accordo, di entrare nello specifico a questo punto e di andare a vedere il primo certificato che ci proponi in questo mese, ovvero Airbag Cash Collect su panieri di azioni. Sì, per fare questo mi aiuto condividendo lo schermo. Sì. Allora, le Airbag Cash Collect sono sicuramente l'ultima emissione. Abbiamo sul nostro sito, che ricordo investimenti.bnpparibas, sotto la voce prodotti di investimento, quindi Cash Collect, possiamo trovare le ultime emissioni. E appunto, come un po' sto facendo vedere dallo schermo, troviamo 290 prodotti di questo tipo, di tipo Cash Collect, e ognuno di loro poi ha delle caratteristiche. I primi che vediamo qui sono appunto, come vediamo dalla colonna qui, Airbag Cash Collect, ed è stata un'emissione che abbiamo proposto a fine luglio, e appunto la caratteristica principale, partendo da un mondo dei Cash Collect, che per chi ci segue sa che sono prodotti certificati con durata di 2-3 anni, mediamente 2-3 anni direi, sì, che hanno come caratteristica la protezione a scadenza del capitale entro i livelli di barriera, e soprattutto caratteristica molto apprezzata dagli investitori è quella di pagare dei rendimenti periodici. Questi rendimenti periodici possono essere mensili o trimestrali nella maggior parte dei casi. A questa struttura, che definisce un po' il mondo dei Cash Collect, abbiamo aggiunto la caratteristica Airbag. Airbag, appunto, come potete vedere dalla nostra brochure che abbiamo preparato, è una brochure che per ogni emissione dei nostri certificati mettiamo a disposizione, proprio per rendere più comprensivo anche il funzionamento dei prodotti. Sì. Andiamo a vedere come sostanzialmente lo possiamo un po' andare a riepilogare con l'uso di questa tabella. Sostanzialmente, nel momento in cui a scadenza
i sottostanti dovessero aver messo a segno una performance negativa, e quindi ovviamente il certificato, come dire, viene acquistato su delle componenti azionarie, su delle azioni, e quindi di base è una struttura che permette di estrarre valore in mercati che sono laterali, ribassisti, ma leggermente ribassisti o anche moderatamente ribassisti, quindi di fondo ci deve essere una view positiva. L'idea di investire in un certificato significa comunque andare a investire nei sottostanti, e di base ci deve essere come dire, una view positiva di fondo sullo strumento nel 2 o 3 anni di durata del certificato. Tuttavia, però, sappiamo come a volte le nostre view possono non realizzarsi o possono essere sbagliate, e quindi anche in caso, quindi nella premessa che il certificato va acquistato comunque con una view positiva sui sottostanti, con questa premessa, qualora l'investimento invece non vada come sperato, l'airbag, quindi la funzionalità aggiuntiva che abbiamo messo all'interno di questi cash collect, ci aiuta, perché nel momento in cui le barriere vengono sostanzialmente infrante, quindi si ha un funzionamento del certificato che va a replicare la performance negativa del sottostante, ecco che interviene l'airbag. L'airbag quindi è una funzionalità che si verifica solo a scadenza e solo qualora i sottostanti si trovino al di sotto del livello della barriera. In questo caso, un po' come forse il nome ricorda, l'airbag va ad attutire quelle che sono le performance negative del sottostante. Quindi, per fare un esempio numerico, vediamo qui in un cash collect di tipo normale, ipotizzando una barriera al 60%, qualora il sottostante, se guardiamo questa parte della tabella, chiuda al 50%, un cash collect classico ci rimborserebbe a 50 euro, ovvero il 50% del valore nominale con cui vengono emessi, che è di 100 euro. Cosa fa invece un airbag cash collect? Andrebbe a rimborsare 83,33 euro. Ecco che quindi, a fronte di una performance di meno 50 che va a rompere la barriera dei sottostanti, il nostro certificato, che parte con un valore di 100 euro, rimborserebbe 83, quindi mettendo a segno una performance del meno 17 contro una performance dei sottostanti di meno 50. E così via, come vediamo nella tabella, anche qualora ci fossero perdite più importanti dei sottostanti, ecco che l'airbag continua ad attutire quelle che sono le performance negative. Certo, insomma. Detto qualora ovviamente le barriere vengano rotte, altrimenti qualora i sottostanti abbiano una performance negativa ma al di sopra del livello barriera, il certificato ha ancora più valore perché protegge il 100% della parte di nominale 100 euro. Questa è la parte, se vogliamo, negativa, quindi andando a vedere lo scenario più negativo, ma al tempo stesso questi prodotti, qualora appunto le barriere non vengano infrante, pagano dei premi che sono dei premi trimestrali, che possono andare, come sappiamo, noi emettiamo non solo un certificato, ma ad esempio qui, se ricordo bene, sono 15 prodotti, magari andiamo a vederli velocemente, ma l'obiettivo di avere 15 prodotti è intanto di rappresentare diversi sottostanti e diversi settori. E al tempo stesso i premi trimestrali di cui parlavo prima, a seconda poi del certificato che si va a scegliere, possono andare dal 2,10% trimestrale, quindi 8,40% annuo, fino ad arrivare al prodotto, se vogliamo, più generoso e quindi anche comunque più rischioso, che paga un 6,7% a trimestre, quindi con un rendimento che va oltre il 20%. Anche qui l'obiettivo ovviamente è quello di andare a creare uno spettro di certificati che possa essere adeguato a diverse esigenze o diversi tipi di portafoglio. Tra i vari certificati troviamo, come dicevo prima, diversi panieri. Abbiamo azioni italiane del settore finanziario, come ad esempio assicurazioni generali, UniCredit, Banco BPM. Abbiamo altre azioni del listino del nostro FTSE MIB, Leonardo, A2A, Mediobanca, UniCredit, Moncler, Nex, Intesa Sanpaolo, Enel, Tenaris e così via, per poi andare invece su altri, se vogliamo, altri mercati, anche Sì. dando accesso anche a azioni americane, come ad Esatto, vedo esempio, Tesla ad esempio. esatto, abbiamo un basket automotive con Tesla, Stellantis, Volkswagen. Abbiamo compagnie aeree, produttori di aeromobili come United Airlines, EasyJet e Boeing. Abbiamo il settore dei pagamenti, Nexi, PayPal e American Express.
Il settore viaggi, che qui è un settore che è anche il certificato che paga, se vogliamo, un premio più alto, 6,7% a trimestre, con TripAdvisor, Airbnb e Carnival. È un altro settore abbastanza sotto i riflettori in questo momento, anche visto le ultime performance positive, scusate, quello delle energie rinnovabili con Plug Power impegnata sul mondo dell'idrogeno. Veolia, Wind, quindi vento, e Sunrun sul solare. Anche questo è un prodotto generoso, vista la volatilità delle azioni, perché paga un 6,3% per trimestre, anche qui quindi con un rendimento annualizzato oltre il 20%. E così via. Quindi, come anche un po' possiamo vedere, la lista di certificati va dalle azioni più conosciute del nostro FTSE MIB, fino ad arrivare ad azioni europee e americane, ma anche settori specifici, come quella delle energie rinnovabili, dei viaggi e così via. Eh sì, un paniere insomma davvero composito, variegato, e forse per quello, ovviamente correggimi se sbaglio, ci vuole una forma di protezione in più come le airbag, probabilmente, no? Per questo tipo di prodotto. E io ecco, vorrei innanzitutto un commento anche da parte di Stefano per poi passare al secondo certificato. Sì, beh, sicuramente come dicevo prima, sono settori che offrono delle opportunità in questo momento, e quindi il fatto poi di averlo anche, di poterlo utilizzare, quindi di poter entrare con delle protezioni, è sicuramente un ulteriore vantaggio. È chiaro che poi dopo qui, come ha fatto vedere giustamente Luca, ci sono vari settori, ci sono varie propensioni, nel senso che si può andare da quello più difensivo, che magari è la parte in questo momento che investe sull'energia, quello invece magari è un po' più aggressivo, che è quello che può andare sui pagamenti o sulle nuove tecnologie. Questo chiaramente è in base al proprio profilo di rischio, come si sente uno di poter meglio allocare i suoi risparmi, però sicuramente il fatto di avere poi una protezione è una cosa importante. Certo, chiarissimo. Bene, Luca, allora passiamo appunto al secondo certificato che è un Low Barrier Cash Collect su panieri di azioni. Sì, allora qui come base di partenza per un po' introdurre questo tipo di prodotti, partiamo sempre dal mondo sostanzialmente dei cash collect. Quindi di base ritroviamo prodotti, in questo caso, che hanno una durata di la scadenza per questi nello specifico è a 2 anni, vado a memoria, ma possiamo verificarlo dalla brochure, sì, 2 anni. In questo caso, ancora una volta, essendo dei cash collect, premi ricorrenti e protezione del capitale a scadenza. Qual è la specifica di questi prodotti? Intanto che i premi vengono pagati mensilmente rispetto ai certificati di prima, che erano trimestrali. La seconda cosa è che non hanno un effetto airbag a scadenza, ma la barriera per il pagamento del premio, quindi ogni mese quando si va a valutare il pagamento del premio e a scadenza quando si va a valutare la protezione del capitale, è posta, come dicevo prima, al 40%, ovvero assorbe ribassi fino al 60% delle azioni. In questo caso i premi mensili possono essere dallo 0,8 fino ad arrivare al 2,40, quindi anche in questo caso parliamo di rendimenti del quasi 10% per anno fino ad arrivare a oltre il 20% per anno, sempre con lo stesso ragionamento di prima. Sono tra l'altro premi mensili che hanno l'effetto memoria. Questo cosa significa? Che qualora anche in un determinato periodo di incertezza, di volatilità, di ribassi dei mercati, queste barriere nel corso della vita dei certificati venissero rotte, avremmo comunque la possibilità di recuperare i premi non ricevuti in queste fasi non appena i mercati salirebbero sopra le barriere, perché quando un premio sostanzialmente viene soddisfatta la condizione per il pagamento, si va anche a recuperare, grazie all'effetto memoria, tutti i premi che non erano stati pagati precedentemente. E questa è un'altra caratteristica, se vogliamo. L'effetto memoria è una cosa che nei nostri cash collect oramai è praticamente sempre presente, perché è particolarmente apprezzata dagli investitori, perché permette ancora una volta di assorbire volatilità di brevissimo termine. Quindi, caratteristica fondamentale di questi certificati è sicuramente il posizionamento della barriera al 40%. Per darvi un'idea, nella media, nel mercato, le barriere sono
al 60 o al 70%, quindi capite che una barriera posta al 40% risulta essere particolarmente bassa e profonda rispetto a quello che è la media del mercato. Ecco, anche qui stesso ragionamento di prima, abbiamo meno prodotti, sono in totale 5 prodotti. Il primo è Airbnb e Carnival, quindi ancora una volta sottostanti molto volatili, con barriera al 40%, con un premio mensile del 2,4%. È il prodotto, se vogliamo, più aggressivo di questa serie per chi cerca un rendimento particolarmente elevato con un profilo particolarmente aggressivo. E da lì a scendere abbiamo ancora una volta un automotive con Ferrari, Porsche e Tesla, anche qui al 40% la barriera, il premio mensile all'1,1%. Abbiamo i pagamenti online con Adyen, Nexys e Prosus, che sono anche qui delle azioni europee, sostanzialmente impegnate sul mondo dell'online e dei pagamenti online, rendimento dello 0,95%, e così a seguire con l'ultimo che riguarda Intesa San Paolo, Leonardo, STM, anche qui 40% di barriera e 0,8% di premio mensile. Per darvi un'idea, lo strike di Intesa San Paolo in questo certificato è a 1,73 circa. E quindi la barriera, ovvero quel valore che ci protegge il capitale a scadenza e permette il pagamento dei premi, è posto a 0,69, 69,28 per la precisione. Quindi per chi conosce il titolo Intesa o segue il titolo Intesa, magari può apprezzare quanto sia sostanzialmente questo livello basso e probabilmente mai raggiunto negli ultimi anni da Intesa, forse si è solo avvicinato durante la crisi del debito sovrano nel lontano 2010-2012 post Lehman, ma sono valori che ovviamente non hanno mai non, non, sono, non si sono mai il titolo Intesa, diciamo, non si è mai stanziato in questi valori se non per brevissimi periodi di particolare tensione sui mercati. Ecco, quindi per riepilogare, la combinazione di questi 5 prodotti insieme all'altra serie, sempre messa, entrambe le serie sono state messe a luglio di Airbag, come potete vedere, un po' denota quella che è stata la nostra strategia negli ultimi mesi di andare a creare dei sottostanti e dei certificati che hanno una connotazione particolarmente difensiva e al tempo stesso però siamo riusciti ad esprimere dei rendimenti che comunque, rispetto a quello che ovviamente è il mondo obbligazionario e a quello che poi sono le possibilità di un investimento diretto sul mercato equity, si vogliono posizionare, hanno l'obiettivo di posizionarsi come un investimento a metà, appunto, con rendimenti potenziali più alti rispetto al mondo obbligazionario, e con, se vogliamo, un grado di protezione superiore rispetto a quello che può essere l'investimento diretto, nei sottostanti. Azionario puro, certo, ecco sì, insomma questo è il famoso equilibrio di cui abbiamo parlato, insomma, tra il rendimento, il rischio e invece la necessità anche di protezione in questo particolare momento. Ecco, un commento anche su questo prodotto da parte di Stefano per chiudere, appunto. Sì, diciamo che sicuramente questo prodotto allarga il ventaglio delle possibilità, nel senso che, come ha detto anche qui Luca, giustamente la barriera è più profonda rispetto a quello precedente, chiaramente è più corto, quindi 2 anni, quindi si è fatto secondo me giustamente un gioco di ok, accorcio il prodotto, allungo un po' la barriera, in modo tale che comunque cerco di bilanciare in ogni caso il rischio, che chiaramente accorciando il tempo potrebbe subentrare un fattore di rischio un po' più alto, perché sappiamo che più tempo abbiamo a disposizione, più chiaramente anche il rischio si spalma, però avendo reso la barriera più profonda, sicuramente anche questo rischio è stato diluito. Quindi la diversificazione anche qui va in base, diciamo, più se sei un investitore italiano, se ti piace più il mercato italiano, che di solito per gli investitori italiani è così, quindi per andare a investire su azioni che uno conosce personalmente, piuttosto che invece magari se vuole andare su cose un po' più esterofile, andare su titoli stranieri, dove chiedo conferma a Luca, anche quelli comunque investiti che mettono in dollari sono comunque giati, quindi comunque il certificato è sempre messo in euro, corretto? Sì, corretto, è anche un'altra, se vogliamo, caratteristica dei certificati, perché
sono denominati in euro e permettono all'investitore di avere accesso anche ad azioni, appunto, che sono denominate in dollari americani piuttosto che in altre valute, senza però esporre l'investitore al rischio che c'è valutario sostanzialmente, no? Di fluttuazione tra l'euro e la valuta di denominazione del sottostante. Questo, se vogliamo, è anche una caratteristica di accesso ai mercati stranieri. Il certificato permette, pur essendo un titolo quotato in Italia e denominato in euro, permette di investire in mercati stranieri senza per forza dover sopportare il rischio cambio valutario. Ecco, sì, quindi insomma un accesso graduale per chi appunto non ha grande familiarità poi con i mercati, grandi competenze, sono strumenti che invece danno, assicurano quel minimo di certezza in più. Io vi ringrazio naturalmente per aver preso parte a questa puntata di Oltre la Barriera. Abbiamo concluso quindi l'analisi dei prodotti di questo mese e anche l'analisi macro, dove si inseriscono naturalmente perché dobbiamo considerare il contesto sempre ad ampio raggio. Io saluto e ringrazio dunque Luca Comunian di BNP Paribas Grazie a voi, buona serata. e poi grazie anche naturalmente a Stefano Cezza di Up2Value per averci aiutato in questa analisi. Un saluto a tutti, un saluto in particolare a te Valentina, grazie. Grazie a voi. Io ricordo naturalmente ai nostri telespettatori che potete rivedere questa puntata di Oltre la Barriera sul nostro sito www.lefonti.tv e poi naturalmente anche on demand sul nostro canale YouTube. Appuntamento naturalmente al prossimo mese. Collaborazione con